Padre Pio sta male. Padre Pio, Padre Pio, rispondi. Apri gli occhi. Coraggio, vieni. Speriamo che si riprenda subito. Sì. È stato spaventoso vederlo cadere per terra come un morto. Per fortuna c'è padre Paolino. Ora ti stendi un po' e starai meglio. È venuto con una lama terribile e mi ha trafitto con la punta di fuoco. Non capisco, che stai dicendo? Chi è venuto? Dove andiamo? In quella casa laggiù. Vedo che la strada non ti è nuova. No, padre Paolino e io veniamo qui abbastanza spesso, ogni giovedì. Per noi sono dei veri amici che ci aspettano e non ci tradiscono mai. Dio vi benedica. Padre Pio, ben arrivato. Vi aspettavamo. Padre Pio. Sia lodato Gesù. Fratelli, date tutto alla donna più anziana, quella seduta. Poi ci penserà lei a distribuirlo. Certo, non è molto, ma è tutto quello che abbiamo potuto raccogliere. Per noi quello che ci portate è già moltissimo. E poi ci basta solo vedervi per stare meglio. Non dovete ringraziare me. Dovete ringraziare il Signore. Quello che vi porto ve lo manda Lui. Tieni. Prendi. Grazie. Torniamo al convento. Come mai c'erano solo donne e bambini? I mariti facevano i braccianti. Sono stati richiamati in guerra e sono morti. Signore, ti ringrazio per il santo sacrificio della messa che anche oggi mi hai permesso di celebrare. Mi sento tranquillo, sereno, felice per la tua grazia. Ma che succede? Gesù. Sei tu il mio prescelto. Attraverso di te mi rivelo. Diffondi tra gli uomini la buona novella. Le tue ferite sono le mie. Le tue piaghe sono le mie. Io sarò sempre il tuo umile servo. Aiutami, Gesù. Thank you.
Non so cosa gli sia successo, ma non sta bene. Avete visto le mani? Erano fasciate completamente. L'ho notato. Forse si è ferito. Non lo so. Gesù non mi ha detto perché mi ha provocato queste ferite e neanche perché ha voluto scegliere proprio me. Soffrirai molto e per molto tempo. Ha voluto segnare il mio corpo con le sue stesse piaghe. Capisco però che in giro è meglio che non si sappia. Sarà difficile mantenere il segreto. Come potremmo nasconderlo? Le tue mani con le bende sono già state notate. Gesù non vuole che la notizia si sparga. Dirò messa all'alba, quando non c'è ancora nessuno. Dovrai farti visitare, te ne rendi conto? Adesso sei tu il superiore del convento. Farò qualunque cosa mi sarà comandata. So di aver fatto voto d'obbedienza. Conosco bene la tua rettitudine. Grazie.